Samu, ho fatto preparare una compilation di clip in cui ci sono degli animali che chiedono aiuto alle persone. Tipo qui c'è sto scoiattolino che vuole bere a tutti i costi. Ok. Ok, fighissimo. No, ero curioso, capito? Perché io l'ultima volta che ho incontrato uno scoiattolo ero a Londra ed è scappato. Cioè, ma proprio appena m'ha visto. Chissà perché è scappato. Mi ricordo, fra, io stavo facendo la storia su Instagram con sto scoiattolo. E io camminavo come un cane. E tu correvi e urlavi, ma è normale che scappa. Si stava pure avvicinando a me, perché a Londra si avvicinano gli scoiattoli. Ma bro, ma era un modo carino per dirgli che mi stava simpatico. Questi procioni sono bloccati nel bidone della spazzatura e non hanno alcuna possibilità di sopravvivere. Guarda la faccia, fra, guarda le espressioni. Sì, ma come ci sono finiti dentro il bidone della spazzatura? Non lo so. Oddio, bellino. Gli ha messo un bastone, vedi? Poretti, ma guarda le facce, cioè erano proprio disperati. Guarda questo. Però te lo giuro, sembrano espressioni da essere umano, eh. Sì, sì, però comunque tra tutto avevano anche il cibo lì dentro, che non è scontato. Cioè, sì. Comunque non sì, è il sì, posto sì. peggiore in cui potevano capitare. No, 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 ma infatti era il motivo per cui sono entrati, secondo me. Poi sono stupidi e non sono riusciti ad uscire, ma non ci ho pensato, in sei non ci ho pensato. Hanno detto, per ora mangiamo, poi dopo si vede. Sì, effettivamente. Guarda, c'è un gattino sul ciglio della che strada. Bellino. Ma è minuscolo, regà. Sì, ma si contano i mattonelli dell'asfalto, praticamente. Bro, è lungo quanto un dito. Assurdo, eh. Oddio! Oddio, regà! Ma che spawn, escono dai muri! Escono dai muri, è un'invasione. No, bro, adesso credono che lui sia la loro mamma, te lo dico. Ah, perché sono troppo piccoli. Sono piccoli e quindi associano questa persona alla mamma. Eh no, però fermo, i gattini sono mammiferi, quindi la mamma non fa le uova, giusto? Sì, bro. Ok, quindi anche quando nascono un gatto che esce da un uovo è un attimino complicato, ok, okay. Esatto, quindi okay, quando nascono ragioniamo. Ci dovrebbe essere l'imprinting, che vedono la mamma e riconoscono che la mamma... Figa, ma questa è la dove è uscito. Ma, bro, aspetta, ma questa, fermo. Dove... questa è la dove è uscito. Ma perché? Oh. Cioè, ma che gli ha preso? Non ho capito. Ma che gli un ha preso? Un altro uccello. Cioè, voleva rubare un altro uccello. Tra l'altro questa qui è nuda. Bro, ma è nuda. Bro, stava allattando, guarda. Stava allattando il figlio. Sta allattando il bambino. Ma, ma quello era suo. Quell'uccello sì, lì era non suo. Non male la signora, comunque, posso dire? Cioè, insomma, dai, mi sa... No, non puoi, non puoi. Cosa vogliono fare questi? Io sembro Gesù. Ma quanto sono illuminato? Vabbè. Forse deve salva un animale questo. No, raga, però fare una roba del genere. No, Non l'avrei no, mai sta roba fatto. No. Ma manco io, zero. Cioè, a meno che non è proprio tipo il mio animale domestico a cui dico, ok, ci tengo, non l'avrei mai fatto. Sì, ma questo qui l'ha preso. Ma è un gatto. No, sì. Ma bro, ma te sei fuori di testa. Bro, te sei ma fuori di testa. Ma perché non è entrato nell'appartamento a fianco, scusami? Si vede che facevano i lavori o magari non c'era nessuno. Bro, te sei fuori di testa. Ma chiamare i pompieri? No, Così. Vabbè, però posso dire, è molto pericoloso, però era comunque abbastanza safe, cioè ci cammini tranquillamente. Ma ho capito, ma metti caso che succede qualsiasi cosa. Sì, fra, ma io già so che tremerei con le gambe. Oddio. Bro. Bro, ma che ma si è mangiato? Sto serpente si è mangiato un asciugamano di un metro, regà. Ma state scherzando? Ma perché? Ma stare scherzando. A parte che il serpente è liberissimo così. Guarda la differenza tra prima e dopo. Guarda quanto era doppio e guarda quanto diventa poi. Ok, ricordati le size, ricordati proprio, le di... Guarda qui! Gli sta proprio uscendo. Gli è proprio uscito. Cioè, si è rimpicciolito il serpente, assurdo. Bro, si è distrutto tutte le budella che ha dentro. Oddio, secondo me è come prima, è freschissimo. Ma che è? Una tartaruga? Sì, mi sa che il cagnolino ha salvato una tartaruga. No, bro, è stato morso da qualcosa. Ah, oddio. Vero. Vero. Non ah, no, semplicemente stava affogando. Cioè, l'acqua era freddissima okay. E il cane non ce la faceva più. Che sta facendo? Oddio. Salva il cane, salva il cane. No, cosa bro, fa? È cosa una fa? Clip fa? No, bro, bro, bro. Oddio, l'avevo vista questa clip. L'avevo vista. Frate, ma chi è il appunto, che lega appunto. Il cane ai binari. No, ma io bro, credo cioè, sia una clip di un film, tipo. Non credo, Non credo perché non credo che gli facciano fare una cosa del genere in un film. Comunque. Ma perché dovresti legare un cane a un non binario? Lo so. Non lo so, fra, ma c'è gente matta, Cioè, c'è gente fuori di testa. Questo qui si cala. Oh, poverino. Ma come è caduto? Ok, però almeno lo fa in sicurezza, capito? Cioè, sì, c'ha tutte sì, le funi, ha sì. tutte le robe. Vabbè, sicurezza. Vabbè. Ci vorrei far vedere le funi. C'ha un c'ha un nodo, frate, che hai fatto in Kenya. Però vabbè. Guarda le funi. Vabbè, infatti, è proprio fatto in Kenya. Ammazza, no, questo qui sarà in India, sicuramente. Bellissimo, ma la vera domanda è: ma come l'hanno fatto a trovare sto cane qui? Boh, avranno sentito. Che abbaiava, sicuro. Sì. Cavallo, bene. Ma perché? Passiamo alla stupidità degli animali. No, vabbè, bro, ma effettivamente come se voleva, mo. Come fa a toglierselo? Come fa a toglierselo? No, vabbè. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, raga.
La balena azzurra? Che è? Killer Whales. Le banane, le balene killer. Ah, ok. Banane killer. Qui siamo in Antartide sicuramente. Ah, orca assassina, orca assassina. Ma cos'è? Il pinguino che scappa. Oddio, raga, ma questi qui guarda sono... Guarda che vuole scappare dall'orca. Guarda bellissimo. Che bello. Sì, che io non sarei bello, tanto lì però fossi loro, comunque. No, mo si ributta. Ma è un pinguino che è un pinguino suicida. Bro, ma la salita del pinguino è la cosa più bella. Comunque, ste robe si possono fare tipo in Antartide, questi tour guidati. Tu ti metti lì su sta navetta e giri per l'Antartide, però che costano un macello di soldi. Ma anche solo arrivarci in Antartide costa. Esatto, costa un botto. No, oddio, vabbè. No, vabbè. Però se sta a fare la sauna. No, fra. E nelle sabbie mobili? No, perché l'asfalto si è bloccato nell'asfalto. Ma va, non è asfalto, bro, saranno sabbie mobili. Tu dici? Ma va, non può essere asfalto. Oddio. Cavolo, poverino, fra, chissà quanto tempo è stato sotto al sole. Oddio, sarà tutto disidratato. No, oddio. No. Vabbè, no, dai, si è ripreso. Si è ripreso, dai. Bellino. Comunque, porello. Questo che è un canguro? Un canguro, sì. Che vogliono fare? Voglio capire cosa vogliono fare. No, mi sa che si è messo nell'acqua e non riesce a uscire. Sì, vabbè, cioè l'ha un po' placcato questo canguro. Sì, ma anche perché ha capito che volevano aiutarlo, quindi. Sì, esatto. Attenzione. Mi ha scioccato, fra. Oh, ma raga, ma è fighissimo il canguro. Oddio, ma guarda come sta. Guardalo, lo sta ringraziando. Raga, sembra una cavalletta gigante. Guarda come sta. L'ha pure ringraziato. Fighissimo. Bello, bellino. Comunque, questo video fa capire tantissimo che non c'è tanta differenza tra animali e esseri umani, Sì, tra te e un canguro sicuramente poca. Oddio. Io so saltare più alto del canguro. Sì. Guarda questo. Che fa? Ah, c'è un cane. C'è un cane. No, oddio, no, è un cane? Sì. Una pecora. Poteva essere però. Cioè, raga, con la ruspa. Altro che sicurezza sul lavoro. Totale sicurezza, vorrei ricordare. Altro che sicurezza sul lavoro, raga. Però, fra, obiettivamente qui che potevi fare? Sì, non c'è manco la strada asfaltata. Cioè, guarda lì. Figurati. Ma la vera domanda è: perché c'è una ruspa qui in questo contesto così? Bro, la ruspa fa sempre comodo. Cioè, una ruspa in Africa fa sempre comodo. L'asfalto no, la ruspa sì. Come fa ad essere rimasto bloccato? Cioè, quando camminava slittava, tipo. Queste robe mi fanno morire. A me sta roba mi fa morire, ti giuro. Perché ha freddo. Forse perché ha freddo, fra. Non è che ha freddo, che non riesce a camminare. Cioè, è slitto sul ghiaccio. Sì. No, vabbè. Cioè, sta salvando il suo cagnolino perché lo sta provando. Ah, mazza, non stavo capendo. Ma è un coccodrillo quello sotto. È un baby coccodrillo. Bro, lui sarà disperato, porello. Cioè, guarda, non molla la presa. Però non contestualizziamo. Molla la presa. Ma che coraggio devi avere? Guarda sto vecchietto, sì. Fra, col sigaro. Obiettivamente, bro, l'avrei fatto pure. Sì, vabbè, il sigaro poteva buttarlo, effettivamente. Sì, ma lui è cresciuto in contesti in cui, secondo me, fa questo all'ordine. Cioè, sì, sarà texano, sto tipo. Sarà texano. Cioè, la paura non esiste lì. Ma cos'è? Fra, questa è soltanto colpa nostra se è successa una cosa del genere, se ci pensi, Sì, sì. Oppure del co che ha lasciato un barile di plastica all'interno del mare. Ma che è? Che animale è? Ah, è un orso. Sì, è un orso. Piccolo orso. Ah, comunque, raga, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Cap e Kazu Reaction. Perché ogni giorno esce una reaction bella. Ma questo qui che è? Un'aquila? Una giraffa, sì. Secondo me. Ciao, raga.